Buongiorno a tutti e benvenuti nella sala consigliare, dove oggi abbiamo veramente delle strutture meravigliose qui. Come potete vedere, due curce, ma ce ne sono altre quattro curce che verranno posizionate oggi nel nostro paese, lì dove c'è un cane di quartiere. Bellissima iniziativa, io ringrazio l'Officina dei Sogni, l'Associazione Cani Randagi e soprattutto gli ospiti del CRAC che hanno collaborato all'iniziativa. Passo subito la parola a Francesca Giuliano che ci racconta com'è nata l'idea. Grazie Francesca. Grazie, buongiorno, io sono Francesca Giuliano e faccio parte dell'Officina dei Sogni. Volevo prendere due parole per dirvi come nasce questo progetto. Questo progetto nasce dal CSV di Bari, un centro di volontariato dove dà la possibilità, dove in realtà è un centro che si occupa di tutte le associazioni del territorio. Grazie a loro abbiamo potuto partecipare ad un bando di concorso, Idea Attiva, dove hanno finanziato il nostro progetto che è Sogni in Rete. Di cosa si tratta? Si tratta di un portale, in realtà, un sito web dove hanno aderito le varie associazioni di Minervino. Lì, consultando questo sito, abbiamo la possibilità di trovare delle informazioni dove si trovano, cosa fanno e le iniziative che poi mano a mano promuovono. Quindi è un sito dove fa arrivare l'utente molto più velocemente e quindi avere la possibilità di sapere all'utente di sapere le realtà che abbiamo su Minervino che molte noi sono conosciute. E, dopodiché questo progetto prevedeva una serie di sottoprogetti con le varie associazioni che abbiamo collaborato, tra cui l'associazione Randagi di Minervino con il loro sottoprogetto si chiama l'Oasi del Randagio, dove c'è stata la possibilità praticamente di realizzare questo lavoro. Adesso io passo la parola a Nadia in modo che ci presenta questo progetto. Grazie. Grazie Francesca, sono Nadia, la presidente dell'Associazione Randagi di Minervino. Volevo innanzitutto ringraziare chi ci ha dato la possibilità di inserirci in questo progetto, di chi ha avuto l'idea e di chi mi ha aiutata decorando queste piccole curce. Volevo comunque ringraziare tutto il gruppo perché è una nuova idea, è una nuova. Spero che cambino le cose e niente, volevo anche ringraziare vengono posizionate per i cani di quartiere su tutto il territorio e ovviamente chiedo la collaborazione dei cittadini per mantenere, curare e tutelare queste curce perché c'è il sacrificio di ognuno di noi. E il mio ringraziamento speciale va soprattutto ai ragazzi del CRAC, perché senza di loro non saremmo mai riusciti a concludere, diciamo, le curce, a completare le curce. E grazie a tutti. Pertanto penso che sia doveroso sentire direttamente gli ospiti Randagi, che ci dirà com'è stata questa esperienza. Nello stesso tempo vorrei presentare anche la signora Simona Giuseppe Losito Nunzia. Si fa portavoce del CRAP il signor Vito. A lei la parola. Buongiorno, sono Randagi, sono un ospite della comunità di Minervino Curce. Niente, abbiamo fatto questo progetto qui, c'è beneficenza e che ci ha portato comunque per noi a stare più uniti tramite.
siamo contenti di averlo fatto, abbiamo scritto delle frasi giuste. Grazie, signora. Grazie.